Sono Riccardo Mariani. Sono Elettra. Sono Carlo Ristuccia. Sono Luna Ristuccia. Io sono il cugino di Carlo Ristuccia, nonché nipote di Pietro Ristuccia. Cioè mia madre è la sorella di Pietro, che è mio zio, appunto. Allora, sono Elettra, l'ex moglie di Carlo, madre di Luna. Sono il figlio di Alba e di Pietro. Sono figlia di Carlo e di Elettra. E sì, più che altro forse più di Elettra che di Carlo. Ma nella vita faccio un sacco di cose, talmente tante che adesso dirtene una sembra discriminatorio nei confronti di quelle che faccio, quindi in realtà faccio un cazzo. Non lo so. Sono ristoratore. Studio, sono una studentessa liceale, quindi frequento il liceo classico. Il mio desiderio più grande, ma ce n'ho tanti, insomma uno in particolare, riuscimmo a fare una casetta con l'amore mio. E sposarla. Il mio desiderio più grande è veder crescere mia figlia felice e la felicità di mia figlia sicuramente. Emanciparmi dal ristorante di famiglia e creare la mia realtà in Sardegna. Probabilmente quello di crescere e andarmene via di casa. Il mio preferito nei Mariani sono io. No, pure mio fratello, purtroppo la malattia se lo sta a porta via. Nei Ristuccia, beh, Carlo non è soltanto un cugino, è anche un fratello. Allora, posso dirti che è il mio preferito sicuramente della famiglia Ristuccia ed è Alba e vabbè, Mariani è mia figlia Luna. Ma il mio preferito nella famiglia Ristuccia forse Paolo, perché è più libero, è incasinato pure lui, è più libero. E nei Mariani... Mariani quello stronzo di mio cugino Riccardo, però mi fa girare a cazzo. Nella famiglia Ristuccia metterei mia madre, la mamma, e nella famiglia Mariani invece nonna Maria. Quello che sopporto di meno è Carlo, che oltre a un cugino è un fratello, ma anche un po' stronzo. Ma io direi Ginevra, ma non perché io non sopporti lei, ma perché lei non sopportando me, quindi diciamo di conseguenza, e soprattutto perché non si comporta bene con mia figlia, quindi quello prevalentemente. Beh, sopporto mia sorella Sara. Ginevra. Beh, il mio pregio è sicuramente che io dico le cose... in maniera sincera, schietta, mi piace dirla in faccia. Il mio difetto è che poi ho paura che il mio essere schietto offendo troppo l'altro ci rimane male, quindi dico un sacco di cazzate. Allora, un mio pregio è sicuramente una grandissima forza d'animo, è una grande determinazione, e un difetto è forse che mi sento un po' al di sopra degli altri, come se non facessi parte di loro e li guardassi un po' dall'alto. Un mio pregio è che cioè, sono vero, sono puro, sono un sognatore, quindi sono una persona viva, voglio fare le cose, non sto là a aspettare le comodità. Il difetto è che magari sono pieno di difetti, cioè nel senso sono assente, sono che sbaglio perché comunque cioè, alcune cose non le ho imparate, quindi sbaglio. Sono un po' sprovveduta, me ne rendo conto, però sono anche molto tenera, molto dolce. Ti voglio bene. Chiama di più tua figlia. Papà, io sono qua, ti aspetto, quando vuoi sai dove trovarmi. Hai sbagliato cugina. Che in fondo è stata una brava madre. Mamma, lo so che sono in una fase insopportabile della mia vita, ma giuro che ti voglio bene, passerà, te lo assicuro. Però una cannetta. Tuo padre ti vuole bene. Avrei dovuto dirle prima, farle capire prima che l'amavo e che
cosa che probabilmente un po' per proteggere me, per inseguire i miei sogni, ho trascurato lei e per fragilità ho trascurato lei. Mi dispiace, frate. Felice matrimonio, olè, non lo so. Ma tanto non se lo ricorda, quindi pure io dico, cioè. Sandro, io ti auguro tutta la felicità di questo mondo, sei una bellissima persona e bacio. Grazie. È dura, sarà dura, però se è una scelta fatta con l'amore andrà bene. È stata una brava persona, si è dimostrata una brava persona perché comunque è stata vicino a Sandro e non è da tutti, uno se ne può pure andare. Beatrice, mi auguro di vivere anche io una storia d'amore come la tua, quella tua e di Sandro. Mi auguro di trovare un amore folle. So, bei pantaloni. Riccardo, io avrei certe volte avrei voluto ammazzare, cioè gli voglio un bene dell'anima perché comunque è mio cugino, è una testa di cazzo e mi piace per quello, però certe volte avrei voluto proprio ammazzare. Quindi più che dire avrei voluto fare quella cosa. Riccardo, la prossima volta magari bocca chiusa, no? Insomma, i segreti si mantengono, no? Perché vivo la giornata, la vita va presa per come ti viene, insomma, no? La vita sta fra programmi, più roba c'hai, più si attacca alle cose materiali, guarda questi che fine stanno a fare, testuccia, conviene. Certo, è qualche sordarello in più. Le domande sono, il miglior personaggio della famiglia, perché non sono dentro le vicissitudini familiari, quindi godo la vita a differenza loro che passano il tempo a litigare. Ma no, non credo di essere il mio personaggio, cioè nel senso non... No, non penso di essere il miglior personaggio, siamo tutti un po' vittime che lottano contro, mi verrebbe da dire quasi a livello di teatro greco, le incrinature che ci portiamo dietro, siamo tutti complessi, siamo tutti massacrati e quindi no, non penso di essere il migliore della famiglia. Beh, sicuramente perché c'è margine di miglioramento, sono giovane e posso rimediare, posso migliorarmi.